Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, questa è la terza puntata di Behind AC Milan. Che cos'è Behind AC Milan? È un viaggio all'interno del Milan stesso, non tanto sul campo, ma ci spostiamo direttamente a casa Milan con chi il Milan lo fa, non soltanto indossando calzettoni, calzoncini e scarpe da gioco. Oggi terza puntata, le prime due abbiamo avuto Pier Donato Vercellone e nella seconda Lamberto Siega, la terza qui con noi c'è James Murray. Ciao James. Ciao. James Murray è il Chief of Staff for CEO. Adesso gli facciamo direttamente dire a lui cosa significa questo ruolo che ha, ma prima di tutto, prima di arrivare alla tua carica e quello che stai facendo adesso al Milan, ti chiedo un po', insomma, il tuo passato prima di arrivare al Milan, il tuo passato da tifoso, in generale del calcio, come è stato per te ad esempio avvicinarsi al Milan da chi il Milan l'ha visto magari da un po' più lontano negli anni precedenti. Ti chiedo un po' com'è stato appunto l'avvicinamento al calcio da parte tua e soprattutto per quanto riguarda il Milan negli anni precedenti. Grazie innanzitutto per la presentazione, sono contento di essere finalmente qui con voi. Mi avete fatto andare terzo dei nostri dirigenti, però no, io sono arrivato dall'Arsenal insieme al nostro amministratore delegato Ivan Gazidis. Due anni e mezzo fa ho lavorato 6 anni all'Arsenal. Prima ho lavorato nel mondo di management consulting, lavorando per banche e altre aziende multinazionali. E poi diciamo che non ha dovuto fare tanto di convincermi Ivan di venire a fare questo bellissimo progetto. Sono sempre stato appassionato del calcio, ho anche passato un po' di tempo in Italia durante i miei Sì. studi, faccio del mio meglio in italiano anche Sì, per parla così italiano non a caso. l'intervista, no? E quindi io sono arrivato appunto 2 anni e mezzo fa per fare questo ruolo insieme ad Ivan per dare supporto alla proprietà, al management team per concretizzare la visione per il club. Come detto, il tuo ruolo è quello di Chief of Staff for CEO. Ci spieghi esattamente cos'è la tua carica all'interno del Milan? Questa è una bella domanda, anche perché da fuori una squadra di calcio potrebbe sembrare una cosa abbastanza semplice, invece come organizzazione è abbastanza complessa. Certo. Un mio ex collega dell'Arsenal, mi ricordo quando sono arrivato, me l'ha raccontato come un orologio, che la funzione sembra molto semplice, ma invece ci sono centinaia di pezzi, piccoli pezzi che devono girare in sintonia e Certo. lavorare insieme per raggiungere o per realizzare la funzione. Ed una squadra di calcio un po' così, se noi abbiamo l'obiettivo di giocare e vincere partite di calcio, però ovviamente dalla prima squadra maschile al staff tecnico, staff medico, dal vivaio, dal lato biglietteria, commerciale, marketing, fondazione, è un'organizzazione abbastanza grande, abbastanza complessa, con obiettivi molto diversi, però allo stesso tempo molto uniti. E il mio ruolo è quello di concretizzare la visione della proprietà ed aiutare il management di dedicare le risorse giuste alle aree giuste, contribuendo anche a tanti progetti in diverse aree dell'organizzazione. Quindi mi hai detto che il Milan in pratica è l'orologio, a questo punto sei l'orologiaio, insomma, quello che fa andare in tutti gli ingranaggi al proprio Ma posto. non esageriamo, però cioè, la Perfetto. mia parte cerco di fare. Che cos'è il Milan per te? Adesso ci stai lavorando da ormai 2 anni circa, poco più di 2 anni. Ma il Milan che cos'era per te? Insomma, magari visto dall'Inghilterra, il Milan di Sacchi, poi di Capello, poi di Ancelotti. Allora, diciamo che il mio rapporto con il Milan va oltre a questi 2 anni e mezzo di sicuro. Io sono sempre stato appassionato del calcio italiano, anche da ragazzino mi ricordo. Nel 96, se non mi sbaglio, sono andato anche a comprare una maglia del Milan. Nel specifico volevo quella di UEA, per ovvi motivi. E sono arrivato in un negozio sportivo a Londra e non ce l'avevano, c'avevano solo la maglia della Juve, di Del Piero. Attenzione. Non l'hai presa. No, ovviamente non Ah, l'ho presa, non l'ho ok. presa. Infatti ho visto nell'angolo del negozio una maglia di allenamento, ho visto la stemma del Milan, era la maglia di allenamento, anche se non c'era scritto UEA sul retro, c'era scritto Opel, l'ho comunque presa e l'ho indossato con orgoglio. Poi
ovviamente anni dopo sono arrivato a casa Milan come dirigente, come dipendente del club. E ho sentito subito il legame tra tifosi, dipendenti, c'è una squadra, una società che veramente sembra una famiglia. E devo dire anche che ho fatto decine di conversazioni per immergermi un po' nella cultura del club, e quello che ho sentito molto fortemente è questa voglia di far tornare grande di nuovo il club, per quello che tutti lavoriamo, e l'ho visto, cioè si respira anche ovviamente la storia del club nei veri siti del Milan, da San Siro ovviamente a Milanello, ma anche a casa Milan si sente veramente il peso della storia di questo club. Allora, andiamo con ordine. Sei arrivato al Milan nel marzo del 2019, adesso è settembre del 2021, sono passati circa 2 anni e mezzo da quando sei arrivato qui al Milan. Ti chiedo i tuoi primissimi passi, quando sei arrivato al Milan, cosa ad esempio ti è stato chiesto? Cosa hai iniziato a fare concretamente per dare il tuo contributo al Milan? E poi iniziamo poi a parlare di quello che è successo da maggio dell'anno scorso con l'arrivo della Champions League, sicuramente ci sarà da parlare. Ma allora, come detto, io ho trovato questo club con un grande emozione, una grande voglia di vincere, di avere successo di nuovo dentro l'organizzazione e per i suoi tifosi. E poi ho visto anche una situazione in cui io credevo di poter contribuire a questo progetto molto ambizioso della nostra proprietà. Ovviamente ci sono stati degli anni difficili, però ce n'è ancora. La storia, il brand e anche il team che aveva il Milan già quando è arrivata la nuova proprietà, ci voleva poco per rialzare, cioè riaccendere il motore di questo club, e devo dire che la proprietà ha una visione molto chiara e un progetto molto ambizioso, quindi io mi sono trovato subito molto bene quando sono arrivato, e sulla base della mia esperienza lavorativa speravo anche di poter contribuire bene agli obiettivi, speriamo ancora. Hai detto che insomma quando sei arrivato, insomma, il Milan ha grandissimo potenziale, lo sappiamo, adesso in questo momento si è rimesso in moto da qualche anno a questa parte ed è arrivato in Champions League. Cos'è la Champions League? Un'iniezione ulteriore di potenza nel motore? Può dare realmente quello step in più oppure è semplicemente un aiuto a quello che può fare la società, ma in realtà la società era già in moto da prima? Ma allora il Champions League, ovviamente, cioè raggiungere il Champions League ora, ovviamente era uno degli obiettivi più importanti per la società, e dà una spinta in più sicuramente a raggiungere i nostri obiettivi. Però pensiamo che non possiamo solo pensare a raggiungere Champions League, il risultato della strategia intera. Noi abbiamo una società unita tra la parte commerciale e la parte sportiva. Ovviamente il successo in campo è l'obiettivo principale, è la meta di quello che stiamo facendo. Però noi parliamo di un cerchio virtuoso dove riusciamo a guadagnare di più, di aumentare i ricavi della società per poi investire nella parte sportiva. E quando la parte sportiva va bene, e ovviamente andare in Champions League è un simbolo che sta andando, cioè, nella direzione giusta. Quando riusciamo a fare questo, poi contribuisce al brand e riusciamo a fare più ricavi, e così quando inizia a girare questo cerchio, così arriva il successo per la parte commerciale e la parte sportiva in sintonia. Sicuramente l'arrivo in Champions League ha dato un surplus alla parte commerciale, ma senza magari la parte commerciale è difficile restare in Champions League per più anni, quindi sicuramente sono due argomenti collegati. Esatto, a proposito l'hai detto meglio di me. È perché purtroppo io in italiano ok, ma in inglese non sarei sicuramente stato in grado di ripeterlo come invece sai tu fare in italiano, ahimè. Hai detto parte commerciale, è stata sicuramente una delle parti forse più che è balzata all'occhio anche al tifoso stesso, di miglioramento della società negli ultimi mesi. Ti chiedo un po' quello che è stata l'idea originale della parte commerciale. Cosa c'è stato all'inizio, quando è stato pianificato il lavoro? Perché il Milan sulla parte commerciale era una certa cosa fino a 2 anni fa, adesso c'è una struttura, c'è uno staff, c'è altro.
Allora, abbiamo cercato di, se parliamo delle cose fuori dal campo, abbiamo cercato di investire in tre aree principali. La prima, le persone, perché come ho detto prima, il Milan aveva già un team molto capace e anche abbastanza grande quando era arrivato alla nuova proprietà. Quello che abbiamo cercato di fare è aggiungere dei profili e le persone che hanno delle esperienze da industrie diversi, sia a livello internazionale che italiano, tipo l'intrattenimento, il fashion, e-commerce. Noi abbiamo capito che i nostri competitor fuori dal campo non sono solo le squadre di calcio. Uno può accendere Netflix, Disney invece di guardare i contenuti di Milan o Radio Rossonera. Quindi noi dobbiamo sempre cercare di creare questo mix di skills e esperienza all'interno della nostra organizzazione se vogliamo competere a quel livello internazionale come un'organizzazione moderna. Mi hai fatto appunto l'esempio di una parte che è stata anch'essa rinnovata. Abbiamo avuto appunto Lamberto Siega nella puntata precedente, che ci ha spiegato in particolare tutti i vari aspetti, dagli studios ai social, al digital, eccetera. Quello che chiedo a te invece è stata la genesi, come è stata appunto l'idea del Milan di iniziare a puntare concretamente su un settore anch'esso che invece in passato era un po' più lasciato in secondo piano rispetto al campo. Invece vedo che, ad esempio, Lamberto ce l'ha spiegato molto, è una parte che è molto importante e deve addirittura forse un termine grosso, però deve crescere quasi con le proprie gambe, deve avere la potenza, la forza di andare avanti quasi con le proprie forze, perché deve essere un settore che non viene trascinato dal Milan, ma deve trascinare lui stesso il Milan. Sì, assolutamente. Cioè, come abbiamo parlato prima, il rapporto sicuramente c'è tra il lato sportivo, il lato commerciale, digital, eccetera, ma noi dobbiamo cercare di creare questo momentum per aumentare sempre il nostro reach e anche raggiungere audience diversi dai tifosi, dai nostri tifosi sicuramente in Italia. E per quello che noi abbiamo cercato di investire in piattaforme, come giustamente ha spiegato Lamberto, abbiamo investito anche nell'infrastruttura. Il nostro studios è un impianto al primo livello anche nel calcio italiano, secondo me. Però quando noi facciamo queste cose, siamo stati il primo club italiano su TikTok, abbiamo lanciato il canale Twitch, abbiamo lanciato il nostro team di eSports. Quando facciamo queste cose non lo facciamo solo per essere presenti, noi cerchiamo di lanciare questi progetti e queste attività con eccellenza, con uno stile Milan, e secondo me è quello che fa la differenza. Cioè, non cerchiamo solo di seguire e di fare cose perché se lo stanno facendo tutti gli altri, noi dobbiamo cercare di sempre essere all'avanguardia e anche di spingere a quel livello un po' più alto di altri. È quello che cerchiamo di fare, di essere un leader veramente nel nostro campo. Ora, mi hai fatto venire in mente una piccolissima domanda, ma perché spesso negli anni passati, insomma, i tifosi del Milan sulla parte commerciale magari sono stati un po' critici, però quello che mi è sembrato di capire è che da un lato il Milan ha una forza in se stesso di brand e quant'altro che è ancora molto presente a livello di parte commerciale. Se ti vai a presentare come Milan sicuramente hai un certo fascino, una certa potenza, tutto quello che è legato al brand. Dall'altro però non c'è tutta questa fretta, perché il brand del Milan è talmente riconosciuto che non si può, diciamo, svilire o riconoscere in altri brand che magari non siano alla sua altezza. Bisogna sempre fare un lavoro molto approfondito su questo. Sì, è vero. Lo sviluppo del brand al livello internazionale è assolutamente una priorità per noi. Cioè, ci dobbiamo anche lavorare, ovviamente. Siamo sulla strada giusta, per quello, di quello siamo abbastanza convinti. Stiamo vedendo i primi frutti del nostro lavoro. Un sondaggio già citato come il primo club italiano sia in Cina che negli Stati Uniti a livello di reputazione. Ma noi dobbiamo sempre lavorare di più per portarci, per raccontare un po' i nostri valori e il nostro brand ad audience diversi, e la parte internazionale sarà
una parte molto importante. Potete sicuramente aspettare di più su diverse aree anche fuori dal calcio. La musica, per esempio, dopo il successo dei nostri concerti con Rock Nation, nel fashion, siamo nel capitale globale della moda, questo sicuramente ci dà una grossa opportunità, e anche nel gaming, dove capiamo che i tifosi si connettono ai loro club in un modo diverso nel passato, e anche giocare, magari hanno scoperto il Milan non in televisione giocando a calcio, ma giocando sulla PlayStation, e quindi anche lavorando con il nostro partner come EA Sports e anche il nostro team di eSports, abbiamo anche una presenza importante in quest'area. Abbiamo parlato di quello che è stato fatto, soprattutto per quanto riguarda adesso l'estero, mi nominavi Rock Nation, mentre parlavi mi è venuto in mente ad esempio Expo di Dubai, insomma, se invece puoi dire qualcosina che, non in specifico ovviamente, ma la direzione che volete prendere per il prossimo futuro è sempre questa, cercare una partnership legata anche non semplicemente al calcio? Sì, assolutamente, come spiegavo prima, guardiamo sempre alle aree diverse in cui possiamo portare il brand del Milan, dove potrebbe risuonare con diversi audience, musica, moda, eccetera. Noi stiamo vedendo che un aumento importante nell'appeal del brand del Milan è un'evidenza del nostro successo, sicuramente, è di aver riuscito a chiudere accordi con partner tipo BMW, il nostro sponsor di tecnologia sulla fascia della maglia, BitMEX. Abbiamo chiuso intorno a 20 accordi di sponsorship negli ultimi 12 mesi, che vuol dire che le cose che stiamo facendo a livello reputazionale e per portare il brand del Milan al mondo sta funzionando, e siamo convinti che siamo solo all'inizio di questo percorso, e sicuramente i partner a livello internazionale saranno una parte fondamentale di quella strategia. Beh, e qui si ricollega anche il discorso che facevamo poco fa sulla Champions League, sicuramente potrà dare una grande mano. Assolutamente. Non solo parte commerciale, digital, eccetera, perché comunque il Milan è impegnato anche su un campo che è diverso da quello della mera commercializzazione del brand, ma anche per, insomma, quello che riguarda Respect, i valori del brand che il Milan si fa come promotore anche in Serie A, ma soprattutto per quanto riguarda i tifosi italiani e all'estero. Se ci dici quello che è stato, non tanto i prossimi passi di Respect, ma perché ad esempio il Milan ha deciso, ok, ci mettiamo in prima fila per cercare di educare, di comunque farci portavoce di un'idea di calcio diversa rispetto a quella che c'è nel recente passato. Ma noi abbiamo capito che un'organizzazione, un'istituzione così importante come il Milan deve prendere una posizione forte su questi temi di inclusività e contro razzismo, intolleranza. Certo. E questo sicuramente è un dovere, abbiamo la responsabilità di prendere una posizione forte su questi temi, e abbiamo, come detto giustamente, lanciato il nostro manifesto Respect, che giocava sulle claim molto popolare di UEFA di Respect, però focalizzando sulle cose che secondo noi mancano un po', che la parte act, cioè l'azione. Noi abbiamo focalizzato su sensibilizzazione, che noi crediamo che l'unico modo in cui risolvere un problema, almeno il primo passo, è di riconoscere che abbiamo un problema con razzismo e tolleranza sia nella nostra società che nel nostro sport. Poi lavoriamo anche tanto con le piattaforme di social media, istituzioni per prevenzione, poi anche educazione, perché ovviamente la soluzione a lungo termine deve essere quello di insegnare questi valori di inclusione e di diversity anche nelle prossime generazioni. E allora noi abbiamo deciso, abbiamo sentito veramente un dovere di portare avanti la nostra strategia in questa area, però capiamo che anche la collaborazione è fondamentale, non possiamo risolvere questi problemi da soli. Certo. e quindi noi cerchiamo di dare un esempio alle altre società di calcio, a altri nostri stakeholders, e speriamo che altri
ci seguono, anche lavorano in queste aree, spingono le cose che noi portiamo avanti, però siamo solo un piccolo pezzo ovviamente della soluzione. Un paio di settimane fa San Siro si è riaperto, fortunatamente per i tifosi, sono tornati a popolare lo stadio, anche se per il 50% della capienza, però ovviamente c'è l'idea finale di avere uno stadio diverso, di proprietà, un nuovo stadio per Milano, per tutto il quartiere San Siro, perché in realtà non è solo uno stadio, ma è una riqualificazione di tutta la zona dello stadio. Ha parlato il presidente Scaroni qualche giorno fa dicendo che il Milan è pronto e dicendo che anche l'amministrazione comunale al termine delle elezioni probabilmente sarà pronta. Ti chiedo un po', non tanto quello che sarà il prossimo futuro, ma perché il Milan ha deciso ormai da un paio d'anni a questa parte di prendere in mano la questione e provare a risolverla definitivamente avendo uno stadio di proprietà. Perché serve avere uno stadio di proprietà? Perché serve quel tipo di stadio di proprietà al Milan, e cosa cambierà nel prossimo futuro avere uno stadio? Tante domande. Sì, allora, abbiamo 20 minuti. No, cioè, è un tema molto importante, sì. È una parte fondamentale ovviamente della nostra visione per il futuro del Milan. Ma lo stadio attuale e tutta la storia di San Siro, cioè un'icona del calcio. Certo. I ricordi che abbiamo tutti di questo stadio non si cancelleranno mai. Però uno stadio nuovo, moderno, è una parte fondamentale del futuro di questo club. Noi dobbiamo pensare ai milanisti del futuro. Abbiamo bisogno di creare uno stadio più inclusivo, più sicuro, più comodo. Ci vogliamo vedere più famiglie alle partite, più donne. Vogliamo creare più occasioni per i tifosi disabili di venire a godere la partita dal vivo. E poi ovviamente sarà anche una parte molto importante della base finanziaria di un club sostenibile e anche vincente. Cioè, questo sarà un passo molto importante per tutte e due le squadre, però ovviamente noi parliamo di Milan. E poi, appunto, come hai detto, non stiamo parlando solo di uno stadio, stiamo parlando di un progetto di riqualificazione di un'area della città. La città di Milano stava vivendo un periodo di crescita incredibile negli ultimi 10 anni, e dopo la pandemia sicuramente potrà riprendere questa crescita con la realizzazione di questo tipo di progetto. Cioè per tutti questi motivi noi siamo assolutamente convinti che questo stadio nuovo di proprietà sarà fondamentale per la prossima generazione di milanisti. Nuovo e forse il migliore di tutti, perché in un incontro avuto qualche mese fa con l'amministratore delegato Ivan Gazidis si vedeva proprio la felicità di dire a chi era in sala: il prossimo stadio del Milan non sarà un nuovo stadio, ma sarà il migliore possibile in quel momento. Quando verrà finito sarà lo stadio migliore del mondo. Probabilmente speriamo di vederlo presto, perché come hai detto poco fa tu, insomma, è veramente importante non solo per lo stadio in sé, ma per tutto quello che riguarda il Milan a 360 gradi. Sì. Di solito le conferenze stampa di presentazione dei giocatori finiscono con: cosa ti senti di promettere ai tifosi? Lo fanno i giocatori, lo fa l'allenatore. Di solito i giocatori se la sbrigano dicendo: metterò tutto me stesso, l'impegno, darò tutto sul campo, per l'allenatore faccio questo e quest'altro. Tu invece cosa ti senti di promettere per i tifosi? Non te stesso ovviamente, ma per quello che rappresenti. Ma allora, questa è una domanda importante ovviamente. La prima cosa che direi è che noi come dipendenti del Milan, rappresentanti del club, abbiamo tutti gli stessi sogni per il Milan. E quello sicuramente lo potrei dire con certezza. E io vorrei dire che tutti questi sogni si possono realizzare al più presto possibile. Però quello che posso dire con certezza è che noi lavoreremo sempre per il bene del Milan, e che abbiamo tutta questa stessa voglia di riportare questo club alla posizione dove merita, riportare il successo e l'orgoglio ai nostri tifosi. James, io ti ringrazio come sempre, ti rinnovo i complimenti per A, il lavoro, B, soprattutto per l'italiano, perché è veramente incredibile.
Anche con una punta di invidia, te lo dico, non tanto per il mio italiano, ma per il mio inglese. James, grazie mille per essere stato qui con noi. Grazie me. A voi, grazie a voi.